Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Oggi per voi ho un brevissimo video su come iniziare bene una partita su Operazione Prigione, una delle mappe forse più giocate. Innanzitutto armatevi di supporto e prendete un'arma, preferibilmente MG4, che abbia, come dire, almeno 200 colpi nel caricatore, perché ce ne serviranno molti. Poi potete fermarvi a conquistare la bandiera, ma come vedete io la ignoro completamente e corro, e questa cosa è meglio se la fate supportati ovviamente da un vostro alleato, preferibilmente un vostro amico con cui state parlando, per riuscire a regolarvi. Ignorate la via di dentro e andate fuori. Questo trucco funziona meglio se partite come americani, come US, e affrontate i russi. In ogni caso correte qui sopra e cercate di arrivare qui prima che ci arrivino ovviamente i vostri avversari. In questo modo potrete raccogliere il fucile da cecchino super potente che c'è qui per terra, e questo vi permetterà di respingere i nemici che arriveranno da di fronte, che solitamente a inizio partita saranno davvero pochi. In questo caso erano due, mi hanno fatto un bel po' di male con la granata. Dovete assolutamente riuscire a svuotare, per far funzionare questa cosa, questa zona prima di morire, nel senso, e meno nemici ci saranno e meglio sarà per voi. Dopodiché non andate dritti perché arriveranno dei nemici, ma lanciatevi giù qui a destra dove mi sono buttato giù io. E tranquilli perché non morirete, basterà correre fino a quando arriverete su questa montagnetta nella quale rientrerete nella zona operativa, come ho fatto io adesso. Dopodiché potete semplicemente saltare sopra questa roccia e insieme al vostro alleato, che nel frattempo dovrebbe aver tenuto la linea o comunque dovrebbe essere dietro di voi, andate, correte e andate a fare quel back rage che solitamente vi farà un sacco di uccisioni. Ovviamente i nemici saranno o qui o su C. In questo caso erano su C, e una volta che arrivate lì ragazzi dovrete soltanto guardare i nemici e sparargli. 1, 2, 3, 4, 5 e perché non anche il sesto. Dopodiché potete o aiutare la vostra squadra a pushare di qua facendovi vedere in modo che sanno che c'è via libera, o se no salire le scale, se avete tempo ovviamente ricaricate perché potrebbero servirvi i colpi, e andare a uccidere anche tutti i nemici sopra. Sfortunatamente mi hanno beccato. Questo è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, spero vi piaccia l'audio nuovo che dovrebbe essere comunque migliorato, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!